Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Quest'oggi daremo un'occhiata a Gorogoa, un puzzle game un po' diverso dal solito. Infatti, quello che vedete è la schermata iniziale, il gioco appunto incomincia così, e interagendo con le immagini statiche disegnate a mano, si formano appunto dei puzzle che andiamo a esplorare per creare, dovete vedere, appunto dei disegni e delle storie. Questo l'abbiamo per così dire fatto muovere. Ci spostiamo indietro. E noi vedete, interagiamo con quello che è il disegno, per così dire. È un gioco fatto per essere rilassante, senza testo, la storia appunto si compone con i disegni in movimento. E man mano, diciamo, dal singolo disegno si passa al resto. No, io voglio continuare, per sbaglio sono andato qui. L'ha fatto un sacco di gente. Ok. Devo solo capire cosa fare. Visto che queste non si sovrappongono. Come i vecchi punta e clicca, appunto.
Ecco qua. Sembrava di averlo fatto anche prima, ma non era riuscito, per così dire. Questo è geniale. Abbiamo fatto il primo trofeo, completando così Peccato. Però così sì.
Sì, no, sta cosa è geniale. Mi piace un sacco. No, eh. Che vedi gli altri pezzi. Magnifico. È davvero, davvero magnifico.
Ok, credo di aver capito.
Ci ho messo un po' a capirlo. Bisogna farlo anche a tempo. Devo anche fare l'ora giusta. Ok.
Ok, quella la vediamo. Questo incomincia già a essere un pochettino più articolato come puzzle, per essere solo il terzo frutto.
Ok, per adesso mi sono arenato, perché ho provato un po' di tutto. Sicuramente questo è uno di quelli che devi interagire. Anche qui c'è il simbolismo. Incredibile. Secondo me ci deve andare qualcos'altro ancora. Bah, per adesso mi sono bloccata, appunto. Direi comunque che Gorogoa è un titolo molto interessante, stilisticamente splendido. Appunto una serie di puzzle che bisogna intuire, bisogna capire che la sequenza dei quadri con le frecce mi indica dove dovrei andare, quali portali per così dire aprire. Ho però difficoltà a capire bene la sequenza, però questo è uno stimolo, quei puzzle game che ti stimolano con la creatività, con le immagini, a cercare di capire la soluzione.
non semplicemente, come infatti facevo io ultimamente, provare a caso. Quindi c'è un perché questi disegni, queste cose sono un indizio e io devo capirlo. Quindi comunque, se vi interessano i puzzle game, questo titolo è davvero davvero molto valido. Graficamente è spettacolare, mi piace tantissimo questo genere di animazione, mi piace tantissimo le schermate sovrapposte, che è anche una cosa nuova che non avevo mai visto in altri giochi. Al posto del classico punta e clicca in cui appunto bisogna cercare e combinare oggetti, bisogna combinare le immagini in modo che formino una sequenza fluida di movimenti, creando questa storia su questo ragazzino, diciamo, che prega un dio. E vedremo poi come andrà a finire. Sicuramente lo voglio fare tutto provando il più possibile a farlo solo con le mie forze, senza andare a cercare subito online delle soluzioni. Per il momento non lo riesco a capire. Comunque sono davvero soddisfatto di questo titolo e ve lo consiglio. Se vi è piaciuto questo video, continuate a seguire il canale. Date un'occhiata anche al blog dove posto le recensioni e gli unboxing dei vari model kit oltre che dei videogiochi. E